la sessione estiva, ma in realtà è la partenza della quarta edizione del Velino Festival contro tutto e tutti, non troppo perché grazie proprio all'appoggio che abbiamo avuto dai comuni di Borgo Velino e Antrodogo e dalla Regione Lazio, siamo riusciti comunque, malgrado il Covid, malgrado le restrizioni, la sicurezza, tutte le regole che ci sono per poter effettuare degli eventi culturali, siamo riusciti comunque a ripartire e a riprogrammare qui ad Antrodogo e a Borgo Velino degli spettacoli. Spettacoli che ovviamente sono stati rimodulati e riformattati proprio a causa delle restrizioni e delle norme anti-Covid. Noi siamo assolutamente invece carichi e pieni di idee e di iniziative che ripartiranno subito dopo l'estate, quindi tutto l'anno prossimo fino al 2021 si svolgerà la quarta edizione del Velino Festival con spettacoli, residenze, laboratori nelle scuole e non solo, e anche invitando e coinvolgendo, sempre rispetto alle varie norme e restrizioni, anche compagnie che verranno qui sul territorio e creeranno dei nuovi spettacoli proprio qua in queste zone, lavorando qui per 2, 3, 4 settimane. Questo era il centenario della nascita di Fellini, quindi noi quest'estate avevamo una tournée fitta di date con proprio Felliniana che dovevamo portare in giro in tutta Europa e anche in Cile. Purtroppo le cose sono cambiate, però ci tenevamo proprio qui per la chiusura dell'estate e per l'inizio come portafortuna, per l'inizio della quarta edizione del festival, comunque una versione rimodulata, ma sempre che ci contraddistingue dello spettacolo felliniano. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the singer makes a thing. Serata molto bella, un pubblico eccezionale, anche perché è una delle prime repliche queste che facciamo, è la sesta e quindi anche noi ci stiamo scaldando piano piano. Raccontarsi lo spettacolo è il ciclo della vita, fondamentalmente visto dagli occhi dei clown, e quindi sono le quattro fasi, i bambini, gli adolescenti, gli adulti e gli anziani, di tre amici, due uomini e una donna. Questo è. Il nostro gruppo, in realtà, questo gruppo è un gruppo nel gruppo, cosa vorrebbe dire? Gli eccentrici esistono come compagnia milanese, sì, milanese si può dire. Noi tre invece siamo un po' delle meteore che si sono incontrate, perché io faccio parte di un'altra compagnia e lui fa parte di un'altra compagnia. Faccio parte di me. Però ci siamo piaciuti subito, abbiamo creato questo trio, un trio inseparabile, già facciamo un altro spettacolo insieme. E niente, speriamo di andare avanti ancora a fare altri spettacoli, perché l'alchimia funziona. Funziona, anzi, diciamo una cosa, proprio oggi mentre venivamo qua a Borgo Velino, eravamo sulla strada e abbiamo detto il nostro non è un trio, è un tre, nel senso che non è neanche un trio distingue tre persone, è come se fossimo un po' un tutt'uno. Infatti questo spettacolo nasce proprio dalla gioia che abbiamo provato nel portare in giro quello precedente, operativi, abbiamo detto no, dobbiamo farne un altro proprio perché c'è la bellezza di stare assieme, quindi questa cosa un po' il pubblico la percepisce, quindi siamo molto felici. Stasera abbiamo presentato uno spettacolo che si chiama Sonata per tubi. Sonata per tubi è uno
spettacolo che è un po', come dire, l'eredità di, delle due nostre vecchie produzioni, che sono Kalinka e Sconcerto d'Amore, dove già in questi due spettacoli era iniziata una ricerca, diciamo, sul suono a partire dagli oggetti del circo. E nella fattispecie in Sconcerto d'Amore abbiamo sonorizzato tutta la struttura in alluminio dove erano appesi il trapezio e tessuti con vari strumenti. In Sonata per tubi abbiamo un po' sviluppato questa idea del suonare gli oggetti del circo, estendendola intanto a dei comuni tubi di plastica che abbiamo, come dire, giocolato, poi delle clave che diventano dei sax, dei diabli amplificati, le bacchette dei diabli amplificati che diventano strumento musicale che suona anche durante l'esecuzione del numero del diavolo, e quindi a partire da questo concetto abbiamo sviluppato questo spettacolo che si chiama appunto Sonata per tubi. Ho incontrato Nando all'università e lui veniva dalla musica, quindi abbiamo messo insieme teatro, musica, circo. E abbiamo detto vabbè dai, proviamo a fare uno spettacolo, abbiamo cominciato a creare insieme, ci è piaciuto e siamo andati avanti, tutto questo succedeva negli anni 2000 e niente, da lì abbiamo cominciato a creare i nostri spettacoli, uno nel 2004, l'altro nel 2010, ora abbiamo l'ultimo che è insieme alla signorina che intanto che ha 14 anni, che è nata e che quindi ha partecipato prima, diciamo, un po' come ospite nei nostri spettacoli, per arrivare a questo spettacolo che abbiamo presentato questa sera, in cui è attrice in tutto e per tutto, attrice performer in tutto e per tutto, e quindi fa parte dello spettacolo Sonata per tubi. Specie di spin-off di un progetto che si chiama C'è qualcosa di gentile, che è un'opera, diciamo, se posso usare questa parola, basata su 9 dischi. Il primo e il secondo sono già usciti, quello di stasera è stato uno spin-off, che è la vera storia del giovane Valduga. È come se fosse il prequel della storia del disco, insomma, ecco, così, una specie di lungo racconto delle avventure di questo giovane Valduga. È più o meno il periodo dell'adolescenza, dopo le esperienze classiche che tutti fanno. E il giovane Valduga, incredibilmente, arriva in un posto interessante, in una città molto interessante, che è Venezia, una città magica. E in questa città magica il giovane Valduga ha la fortuna di entrare in un magico circolo di studenti, attraverso il quale approfondisce una serie di studi. Come potete notare, siamo in un posto bellissimo che è la chiesa romanica di Santa Maria Extramenia qui ad Antrodoco. Ho sempre desiderato di poter suonare qui, per cui ho colto l'occasione subito. Pur di suonare qui avrei fatto anche una figuraccia, spero non sia successo, perché poi diciamo, i concerti in solo sono molto difficili da fare e io non sono abituato. Di solito sono o come chitarrista di un'altra persona o con un sestetto, insomma con dei gruppi un po' più compositi in cui basta che faccia la mia nota e gli altri fanno le loro, invece da solo è veramente dura. Per fortuna ho la mia macchinetta che schiaccio e fa i loop e ogni tanto mi aiuto con quella. La terra guerra confina a nord con gli stupidi, a sud con i criminali, ad est con gli uomini e ad ovest con i capitali. Welcome and bienvenue, welcome, friend and stranger, you can see, je suis enchanté. Allora, questa sera ad Antrodoco abbiamo presentato un nostro spettacolo, Aspettando Cabaret, uno spettacolo che ha come performance 3 drag queen.
E in questo spettacolo siamo Hope No More, Charity Lost e Faith Fake, che sono i nomi dei nostri personaggi. Sì. I nostri nomi d'arte invece sono Karma B e Oli Dolores. E stasera quindi sono arrivate le drag queen ad Androdoco. Ma guarda, una roba pazzesca, no, che se l'aspettava. Poi è successa, oltre insomma allo spettacolo in sé, è successa una magia, nel senso che le persone che spesso ti danno assolutamente, cioè, si parla sempre dei piccoli centri come dei posti dove le cose arrivano dopo, no? Invece c'è stato un calore, una comprensione anche di quello che stavamo facendo molto molto bella. Questa cosa ci ha sorpreso, la speravamo ovviamente, però ci ha veramente colpito il fatto che sia successo in questa maniera così. Io lo sapevo, è vero che l'avevo detto all'inizio, sì. Io avevo molta fiducia in questa serata, perché forse è vero che in alcuni piccoli centri le cose arrivano dopo, ma arrivano meglio. Arrivano in modo molto più profondo, centrato, c'è stata una bella sintonia tra noi e il pubblico questa sera. Per l'ennesima volta, anche a nome di Onda d'Urto Teatro, ci siamo sentiti accolti dal pubblico del territorio in questo festival che ha raggiunto la quarta edizione, con tanti spettacoli, tanti artisti, tante forme d'arte differenti tra loro, ma che grazie al pubblico di questa vallata di Androdoco, di Borgovelino, prendono una nuova forma, una nuova vita e entrano in contatto con il pubblico e creano mondi possibili, come è il sottotitolo di questa edizione. Spettacolo Hot Shots, che è uno spettacolo in continua evoluzione, numeri di equilibrismo, sciottini volanti, insomma non ci facciamo mancare nulla, numeri aerei, acrobatica, insomma, e soprattutto divertimento con il pubblico di Androdoco. Lo spettacolo non esiste e noi siamo stati tanto tempo senza avere nessun rapporto col pubblico e per noi è stata una grande perdita, perché la cosa più importante dello spettacolo, a parte i numeri, a parte il divertimento e quant'altro, è proprio quello scambio di energia, di emozioni che si crea tra noi che stiamo lì a fare il nostro e loro che sono lì a supportarci, a godersi, a essere parte di tutto questo. Poi lo spettacolo di strada, il circo di strada ci aiuta a stare vicino, quindi è molto più bello sentirli ed è stato molto più brutto non sentirli. Viviamo in 15 metri quadri perché viviamo in camper, sempre in viaggio. Quindi abbiamo imparato, diciamo, a vivere un po' simbioticamente, in più facciamo lo stesso lavoro, lavoriamo insieme e questo ci ha portato a vivere ancora più in simbiosi. Beh, diciamo, ce la viviamo molto bene, è un rapporto molto particolare, le nostre sfide sono comuni molto spesso, però ci piace.
spettacolo che parla della scienza ma anche del sogno, quindi attraverso la vita di un personaggio meraviglioso a cavallo tra 8 e 900 che è la scienziata Marie Curie, che è l'emblema del potere della conoscenza, del potere dell'immaginazione, perché come diceva anche Einstein, la conoscenza è limitata, invece l'immaginazione ti può far attraversare l'universo. E niente, quindi è la vita di questa scienziata che non soltanto è l'emblema appunto della scienza, ma soprattutto del coraggio, perché è una donna che ha combattuto difficoltà economiche, ma soprattutto pregiudizi legati alla sua nazionalità, legati al fatto di essere una donna. È stata sempre esclusa dalle cerchie degli intellettuali, ma nonostante questo è l'unica donna nella storia dell'uomo, l'unica donna nella storia degli umani che ha vinto due diversi premi Nobel in due diverse discipline, quindi un personaggio meraviglioso. Torniamo a fare quello che è il nostro mestiere, che non è solo esprimersi e performare, ma incontrare le persone. Quindi io sono sempre stata, come anche i miei colleghi, siamo sempre stati molto scettici. Ovviamente era una necessità quella di parlare attraverso il video, ma ahimè il teatro non è video, perché è un luogo di incontro e tornare a incontrare il pubblico che fa parte dello spettacolo, perché uno spettacolo con il pubblico, uno spettacolo senza pubblico non è lo stesso spettacolo. Quindi è fondamentale per noi, io sono felicissima. Andando a caccia nei boschi, incontrò, inconsapevole, la madre che lo aveva riconosciuto e guardandolo fissamente cercò di avvicinarsi a lui. Arcade, spaventato, stava per colpirla con una freccia mortale quando Zeus, impietosito per la sorte della ninfa, deviò la freccia. Questa sera si propone di offrire al pubblico un concerto scintillante che possa permettere di passare da sonorità di tipo classico a sonorità di tipo jazzistico e folcloristico, e proprio dal nome quindi ci poniamo l'obiettivo di far divertire il pubblico con un'atmosfera briosa e accattivante. È stato veramente difficile per noi musicisti non poter suonare, non poterci esibire, non far musica insieme agli altri, perché il pubblico è sempre parte integrante della nostra resa musicale. Per questo questa sera è una delle prime volte che il nostro quintetto torna ad esibirsi dopo un anno così impegnativo e siamo ben lieti di poterlo fare qui ad Antrodoco, che è la seconda volta che veniamo qui ad Antrodoco, in questa bella città. Che nasce nel Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, nella classe del maestro Rossi. Siamo tutti quanti amici che si sono conosciuti appunto durante gli anni di studio a Roma e unendoci abbiamo condiviso la voglia di studiare il repertorio, di confrontarci sempre con brani nuovi, e quindi questa sera cerchiamo di restituire questi anni di formazione con tanta musica variegata di ogni genere. Il clarinetto, beh, per me è molto particolare perché avevo iniziato con il pianoforte, ma poi ho deciso di avvicinarmi al mondo degli strumenti a fiato, in particolare per la mia famiglia. Mio nonno era sassofonista e il mio bisnonno clarinettista, e per questo ho deciso di iniziare a studiare a 12 anni uno strumento a fiato che poi ho proseguito fino ad ora, e spero di poter proseguire perché ho scoperto essere lo strumento che più mi si addice, insomma. Thank you.
niente. All'epoca vivevo in un centro sociale, ma quella sera, come tutti i giovedì, stavo a casa di Raul e Graziella per cena. Dopo cena avrei dovuto incontrarmi con il mio amico Chico, che in realtà dovevo incontrare la mattina stessa in piazza. Ma stamattina in piazza Chico non c'era. È strano come a volte la verità ti sussurra nell'orecchio delle cose che non pensavi di sapere, ma le sapevi già. Pronto? Sì? Sei Isabel? Un'installazione performance che creiamo sempre insieme al pubblico, ci siamo ispirati a alcune opere dell'arte contemporanea. Noi da Torino abbiamo a che fare con l'arte contemporanea, col poverismo, abbiamo lavorato con Michelangelo Pistoletto, con Gilberto Azzorio, con Mario Merz, con tanti artisti del contemporaneo, e spesso il nostro lavoro ha a che fare con l'arte visiva. In questo caso la creazione è condivisa con il pubblico, si crea questa enorme struttura che poi viene abitata da tutto il pubblico, un simbolo di pace, di gioia, nella speranza di creare una comunità reale che possa incontrarsi, stare nuovamente insieme e gioire. Riccardo Ruggeri, musicista, polistrumentista, segue passo passo la costruzione dell'installazione. Per ogni colore degli steli della struttura ha un suo colore musicale. Interviene con le sue macchine, la voce, e i colori sono quelli della bandiera della pace, e la musica che utilizza è musica originale, tranne questa che sentiamo alle nostre spalle, che diciamo è oltre lo spettacolo, sono musiche originali che ha composto Riccardo proprio per questo progetto. Alla fine dello spettacolo invitiamo tutto il pubblico a entrare dentro la struttura, ad abitarla, a incontrarsi, a avvicinarsi per quanto possibile. Ci capita spesso di fare questo lavoro all'estero, molto spesso in Europa e anche oltre, ed è un'occasione veramente di incontro, di costruzione di un gruppo, una famiglia, una persone che riescono nuovamente a stare insieme nella serenità, nella sensibilità delle relazioni. Il spettacolo nasce dalla collaborazione con la Gold Production di Firenze e è un esperimento secondo noi riuscito. Abbiamo un po' rilavorato uno spettacolo storico di Onda d'Urto Teatro che ha girato in Europa, in Messico, in Russia, insomma in quasi tutto il mondo, e l'abbiamo ripensato proprio in una forma a 360 gradi per questa visione in realtà virtuale. E io l'ho vista proprio in anteprima, e la cosa molto molto interessante è che non è uno spettacolo ripreso e mandato, quindi semplicemente mandato in video, ma è proprio l'unione del linguaggio della realtà virtuale con il linguaggio teatrale, quindi performativo. Perché? Perché lo spettatore è proprio al centro della scena e vive tutto lo spettacolo contorniato da le fantastiche macchine dello spettacolo, i 9 performer che interagiscono nello spettacolo, quindi è un'esperienza assolutamente da non perdere.
Io sono una madrina speciale, sono la Fatina che compare all'interno dello spettacolo. Abbiamo pensato di introdurre poi la visione con il visore e con la realtà virtuale comunque da una performance live, dal vivo, proprio per sottolineare questa mescolanza, questa contaminazione tra i due linguaggi, cioè quello performativo e quello della realtà virtuale. Tu sogni e spera fermamente, dimentica il presente e sogno realtà diverrà. Tu sogni e spera fermamente, dimentica il presente e sogno.